Benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a conoscere un artista particolare, Saipe, l'uomo che dipinge sui prati. L'artista Saipe, tra Svizzera e Francia, trasforma i prati in enormi tele su cui realizzare opere d'arte ecologiche, personaggi giganti che si confrontano con i più grandi temi della società odierna e si interrogano circa la vita umana e il suo ruolo sulla Terra e all'interno della società. La celebre rivista statunitense Forbes l'ha annoverato tra i 30 giovani sotto i 30 anni più influenti in Europa. È Guillain Le Gros, classe 1989, artista di origini francesi, conosciuto dal mondo col nome di Saipe. A 14 anni l'artista autodidatta inizia ad esprimersi attraverso la street art. In poco tempo tra la strada e uno studio affina così bene la sua arte da riuscire a esporre i primi lavori già 2 anni dopo. La scelta del nome Saipe, dichiara l'artista in un'intervista alla RSI, Radio Televisione in Svizzera, è legata alla sua provenienza dal mondo dei graffiti. Quando avevo 17 anni, al corso di filosofia, mi sono divertito a mettere su un foglio tutte le lettere che amavo dipingere. Le prime tre erano SAY, come sei, dire in inglese. Poi ho aggiunto la P e la E, come abbreviazione di Peace, racconta Guillain. Ho cominciato a taggare Say Peace ovunque. Mi piaceva questo paradosso tra fare un atto di ribellione contro la società e voler esistere attraverso un messaggio ottimista e di pace, conclude. L'evoluzione della sua arte, From Street to Land, si verifica nel 2013 in seguito a una lunga e filosofica riflessione sulla nostra natura interiore e il nostro posto sulla Terra e nella società. In quel periodo leggevo molti testi buddisti, contemporaneamente c'era stato l'avvento dei droni in Europa e questo mi ha permesso di avere una nuova prospettiva. Ho unito tutto e, dal momento che avevamo 10 ettari di campo intorno a casa, mi sono messo a dipingere sull'erba. Vi era l'aspetto impermanente, l'aspetto ecologico e inoltre avevo anche uno spazio infinito, dichiara Saipe. È così che Guillaume Le Gros, un giovane vicino alla natura, all'ecologia e alle battaglie sociali, diventa un pioniere nel campo della pittura su erba, sospesa a metà tra land art e street art. Olio di lino, acqua, farina e pigmenti naturali sono alcuni degli ingredienti della vernice, 100% biodegradabile, che trasforma le vallate svizzere e francesi in mastodontici portraits. La miscela ottenuta, una volta asciugata, forma una sostanza collosa che resiste bene alla pioggia. Ciononostante, il dipinto è incessantemente, inevitabilmente, modificato dai fattori ambientali e dalla crescita dell'erba che, a detta dall'artista, rendono la sua opera più viva. Armato di una pistola a spruzzo e di un drone che gli consente di monitorare il lavoro dall'alto, dal 2013 Saipe compone i suoi affreschi fuori formato. Il più grande, un'opera di 10.000 metri quadrati realizzata nel comune di Leissin, Svizzera, che raffigura un uomo a mezzo busto intento a godersi la sua pipa sdraiato sull'erba. Ai personaggi che scelgo non do mai un nome, non li rendo individui, restano un simbolo. Quando disegno un bambino per me rappresenta l'infanzia e anche il futuro. La persona anziana è la saggezza. Mi destreggio tra questi due estremi, dichiara Saipe alla RSI. A partire dallo scorso maggio e per i prossimi 3 anni, centro focale dell'opera di Saipe è il progetto Beyond Walls, che accende i riflettori sulla tematica delle frontiere e dei rifugiati. L'artista si era già interessata al tema con l'opera Messaggio dal futuro, realizzata sulle rive del lago di Ginevra, sul prato del parco antistante il quartier generale delle Nazioni Unite, che rende omaggio al lavoro dell'associazione SOS Méditerranée, che ogni anno salva i migranti nel Mar Mediterraneo. L'opera rappresenta una bambina, futuro della nostra società. Per il progetto Beyond Walls, Saipe ha ottenuto, prima in assoluto, la concessione di lavorare sui prati di Champs de Mars, il giardino pubblico di Parigi ai piedi delle Torre Eiffel. 8 giorni di lavoro e 1200 litri di vernice biodegradabile per una serie di mani e braccia incrociate, una catena umana di 600 x 25 metri, simbolo di solidarietà in un momento in cui le persone guardano sempre di più a loro stesse. Beyond Walls, che il 19 luglio ha raggiunto le Andorre, nei prossimi 3 anni attraverserà i confini e si muoverà di città in città, in un'immensa catena umana. Quello che mi interessa del lavoro della Land Art è la sua impermanenza, ha dichiarato Saipe. Ho l'impressione che l'impatto e la traccia che lascio sia, forse, anche più forte di un'opera permanente.
Ho voglia di dare degli impulsi che mi sembrano giusti nel mondo e ho il desiderio di lasciare una traccia positiva e ottimista del vivere insieme. Ovviamente per conoscere tutte le meravigliose opere di Saïf basta visitare il suo sito ufficiale che metterò nell'info box qua sotto.